Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi parlerò del mio piccolo incubo, di come ho perso il 30% in soli 2 giorni. In molti starete pensando che il mio crollo sia stato dovuto all'innominabile su YouTube che sta spaventando, terrorizzando i mercati nelle ultime settimane. Però no, non è dovuto all'innominabile, ma è dovuto alla semplice sfiga, la buona vecchia sfiga che fa sempre parte delle nostre vite. Quelli di voi che stanno seguendo un po' il mio canale sanno che recentemente ho parlato un po' degli arbitraggi e di come si possa guadagnare senza troppe difficoltà da questa strategia. Per chi non avesse visto i miei video precedenti, andateveli a vedere perché sono molto interessanti e possono fornirvi una nuova strategia da utilizzare sui mercati. Purtroppo però anche gli arbitraggi, come qualsiasi forma di investimento, presentano dei rischi, che questa volta si sono verificati su un arbitraggio che ho effettuato su Cypress Semiconductors. L'azienda americana sarebbe dovuta essere acquisita da Infineon, un'azienda tedesca produttrice di semiconduttori, però sembra che la situazione non andrà a finire bene e che questa acquisizione verrà bloccata dagli Stati Uniti. Adesso, partendo dal principio, vi spiegherò cosa è successo negli ultimi 2 giorni borsistici. Praticamente le quotazioni di Cypress Semiconductor hanno chiuso la giornata il 4 marzo a una quotazione di 23,22 dollari d'azione. Il giorno successivo, quindi il 5 marzo, durante la giornata borsistica, è venuta fuori la notizia secondo la quale la CFIUS, la Committee on Foreign Investments in the US, starebbe pensando di bloccare l'acquisizione di Cypress da parte di Infineon. Perché avrebbero deciso di bloccare questa acquisizione non è cosa ben chiara. Infatti, inizialmente la notizia era semplicemente che, dato che Infineon ha molti ricavi provenienti dalla Cina, l'America vorrebbe bloccare questa acquisizione per evitare che le aziende cinesi acquisiscano tecnologie speciali dall'America, che è una teoria un po' assurda, perché non è che perché vai a vendere alla Cina, allora la Cina acquisirà le tue conoscenze e saprà come produrre tecnologie migliori delle tue. Però questa è la motivazione della CFIUS. All'inizio, il 5 marzo, questa notizia era venuta fuori a grandi linee, cioè si parlava di una possibilità che la CFIUS non fosse d'accordo con questa acquisizione. Invece a chiusura è venuta fuori la notizia un po' più chiara e precisa che effettivamente questo ente americano avesse detto a Trump di bloccare assolutamente l'acquisizione di Cypress da parte di Infineon. Quindi cosa è successo? Da una chiusura il 4 marzo a 23,22 dollari d'azione, il 5 marzo Cypress ha chiuso a 19,18 dollari d'azione, quindi una perdita del 21%. È stato un crollo veramente ripido, molto, molto veloce. Quando io me ne sono accorto ormai era già meno 20. Perciò ho deciso di non chiudere la posizione, ma di mantenerla aperta, perché ci è voluto un po' prima che venisse fuori la notizia sulla CFIUS. E quando l'ho trovata mi è sembrata una notizia un po' campata in aria, quindi ho detto, boh, aspettiamo e vediamo come si evolve un po' la situazione, perché ormai era tardi, era anche molto vicina la quotazione al gap che si è formato prima che venisse acquisita, prima che venisse annunciata l'acquisizione, scusate. Quindi ho pensato che non sarebbe crollata più di tanto il giorno dopo. Ma invece non è andata esattamente come pensavo io. Il giorno dopo l'azione ha aperto intorno a meno 10 e ha chiuso intorno a meno 15. Per chiudere la giornata a 16,37 dollari ad azione. Questo vuol dire che in 2 giorni la quotazione di Cypress Semiconductors ha perso il 31%, 30%. E come mi sono comportato io? Beh, all'inizio ho guardato un po' la situazione, ho seguito un po' la situazione per vedere se magari le quotazioni potevano
riuscivano a recuperare un po', però così non è stato, quindi a 16,40 dollari d'azione ho chiuso la mia posizione con una bella perdita molto considerevole, un po' meno del 30%, ho perso perché ero in guadagno prima che le azioni iniziassero a crollare, perciò dovrei aver perso circa il 25%. È stata una bella batosta, non la peggiore che io abbia mai preso, però perdere il 25% in 2 giorni è abbastanza fastidioso. Però fa parte del gioco, quindi dobbiamo aspettarci anche queste situazioni negative che faranno sempre parte della borsa, dei nostri investimenti. Succederà sempre. Perciò cosa possiamo trarre da questa situazione? Possiamo trarre qualche lezione che ci sarà sempre utile nella nostra vita di investitori. Come vedete è apparsa la lavagna magica. La prima cosa che ci dice è iscrivetevi al canale, infatti non dimenticate di farlo. Ma adesso vediamo quali sono le lezioni che possiamo trarre dalla mia brutta esperienza, dal mio piccolo incubo borsistico. La prima lezione, come vedete, è il rischio esiste sempre. Infatti non esistono in borsa situazioni di guadagno sicuro. Ci sono situazioni che sono meno rischiose rispetto ad altre, però il rischio è sempre là. Non sparisce mai, c'è sempre la possibilità di perdere una grossa quantità di denaro, una grossa parte del nostro patrimonio. Perciò fate sempre attenzione e preparatevi nella maniera migliore. E come fate a prepararvi nella maniera migliore? Diversificando nel modo corretto. Infatti, per me questa perdita del 30% su una sola posizione non ha avuto una grossa influenza, non mi ha fatto male. E questo perché sono correttamente diversificato, infatti la posizione in Cypress era relativamente piccola sul mio portafoglio. Però un'altra cosa che non si deve fare è diversificare troppo, quindi comprare 500 aziende, perché a quel punto tanto vale comprare un ETF che riproduce la performance dello Standard & Poor's e siete a posto. Per più ragioni, infatti seguire così tante aziende diventa impossibile, non sareste in grado di seguirle bene, di avere una comprensione di quell'azienda totale a 360 gradi. E inoltre, come ho detto, avendo tante azioni la performance va ad avvicinarsi sempre di più a quella dello Standard & Poor's, quindi dovete effettuare investimenti concentrati, come dice Warren Buffett, cioè comprare solo aziende che conoscete bene, di cui capite bene il business e in cui credete. La terza e ultima lezione è non panicare. Infatti, anche se si verificano situazioni così brutte in cui vai a perdere il 30% del tuo capitale investito in 2 soli giorni, non dovete panicare e farvi prendere dalle emozioni, ma dovete sempre agire logicamente e seguendo il vostro piano che dovete aver prestabilito prima di prendere la posizione, se no rischiate di fare danni notevoli. Per questo video è tutto, spero che possiate imparare qualcosa da questa mia esperienza negativa e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un bel like al video. Ciao a tutti!